Eccoci qua, benvenuti Maurizio Poli, un'altra puntata del programma Salute Finanziaria, programma di educazione finanziaria che stiamo portando avanti qui sui canali 112 di Well TV, che ringraziamo per l'ospitalità. Saremo in diretta, saremo in streaming, saremo sui canali digitali, saremo ovunque anche sulle nostre pagine social. Ma abbiamo il piacere di avere ospite qua con me in studio e do il benvenuto a Giusy Biondelli, educatore e consulente finanziario. Benvenuta. Grazie, buonasera a tutti. Eccoci qua, un bel ritrovata a Giusy Biondelli. Ho rimarcato la parola, come dalla regia dicono, usa un tono più suadente, Maurizio, eccetera. Il regista fa di sì con la testa, ma la parola è educatore. Io, educatrice, perché non posso chiamarti educatrice, Giusy? Guarda, è una mia scelta, Maurizio, perché la parola educatrice mi riporta sempre solo al mondo della scuola e dell'educazione inteso proprio come formazione delle persone. Ci tengo in maniera particolare alla parola educatore perché ritengo che sia una parola universale, quindi da usare proprio perché l'educatore lo concepisco di più come guida, come sostegno e aiuto per le persone che devono prendere delle decisioni in termini finanziari. Sono quelle parole universali che hanno un significato sia al femminile che al maschile. Quindi diamo rilevanza alle parole, le parole sono importanti. Assolutamente. Educatore e consulente finanziario, sei iscritta al registro degli educatori finanziari? Sì, sono iscritta ad AIEF, che è l'Associazione Italiana degli Educatori Finanziari, iscritta al registro unico presso il MIUR, questa è l'importanza, e per dare una sorta di istituzionalità, è un'associazione istituzionale riconosciuta dal MIUR. Cos'è il MIUR? MIUR, per piacere, per chi ci sta ascoltando, il MIUR? Il Ministero dell'Istruzione è di emanazione governativa, quindi è questa l'importanza, il fatto che venga riconosciuto dal punto di vista governativo. Benissimo, allora educatore finanziario. Giusy, siamo qui a un passo. Siamo al 31 di dicembre, a un passo che arrivi l'anno 2020, l'anno grasso, l'anno tondo, l'anno ciccione, da un punto di vista finanziario. Speriamo! Speriamo anche dal punto di vista finanziario, ma facciamo un flashback, un rapido flashback. Come è andato dal punto di vista economico-finanziario, soprattutto per l'anno 2019? Beh, direi che l'anno 2019 è andato molto bene dal punto di vista dei mercati. Chiaro, è partito in sordina con molte incertezze e molti timori. Se mi avessi fatto la stessa domanda l'anno scorso a dicembre sarei stata molto preoccupata. Quindi dicembre 2018? Beh, direi che è stato il peggior dicembre dalla grande crisi del 29, pertanto è importante sottolineare quanto ci sia incertezza nel fare previsioni per il futuro, perché le previsioni non vorrei essere fraintesa, non siamo né astrologi né previsioni campate per aria. Insomma. Ma non ti sto chiedendo le previsioni del 2020, ti sto dicendo come è andato il 2019. Ecco, appunto, se mi avessi fatto questa domanda sarei stata più intimorita a dicembre dell'anno scorso. Chiaramente con un 2019 molto positivo, è andato molto bene. Invito sempre alla prudenza, perché il fatto che il 2019 sia andato in maniera positiva... Cosa intendi perché è andato molto bene? Cosa vuol dire? Molto bene perché i mercati si sono tranquillizzati, c'è stata volatilità, ma rispetto al 2018 dove c'era un andamento molto instabile, molto incerto e molto timoroso, siamo riusciti nei primi mesi dell'anno a ristabilizzare, a consolidare e a riprendere quello che era stato perso nell'anno precedente in un solo mese, cioè un dicembre che rispetto a quanto ci si aspettava appunto è stato un mese veramente all'insegna del segno negativo davanti, ecco, questo è stato... Il dicembre del 2018 stai dicendo? Certo, certamente, nel 2019 invece Bene. I mercati hanno dato dei risultati positivi perché comunque gli indicatori economici sia dal punto di vista della stabilità economica, ma anche soprattutto il mondo dell'America, il mondo americano, il mercato americano è stato un mercato positivo. Ricordiamoci che in un anno il mercato americano, lo Standard & Poor's 500, ha avuto una crescita del 29-30%. Il solo mercato, se guardiamo in casa, se guardiamo il FTSE MIB, il nostro indice italiano, ha avuto una crescita del 20%. Tu stai parlando di mercato, per chi ci sta ascoltando come programma di educazione finanziaria, quale mercato? Dei polli, delle arance? Quale Chiaramente mercato? Il mercato finanziario, stiamo parlando di finanza, stiamo parlando del mercato finanziario. Benissimo, benissimo. Quindi il mercato finanziario è andato bene quest'anno?
Certo, perché comunque i numeri dell'economia, è stato un mercato soprattutto economico, nonostante ci siano stati anche avvenimenti importanti a livello politico. Ricordiamoci per esempio le elezioni europee del Parlamento europeo, ricordiamoci per esempio che le scaramucce, definiamole così in maniera molto semplice, però le incertezze e le paure che ci hanno animato tra i grandi colossi, America e Cina, nella guerra commerciale. Quindi questi avvenimenti sono avvenimenti che possono dare molta incertezza e molto rischio al mercato finanziario. Il 2019 ha saputo in maniera graduale, certo ci sono stati dei momenti in cui abbiamo visto molta volatilità, molto cambiamento nel mercato, però i mercati si autoregolano, i mercati finanziari, gli operatori finanziari hanno la capacità anche di trovare il loro equilibrio e quindi piano piano di riuscire ad assestare questa che noi definiamo sempre volatilità. Chiaramente gli altri avvenimenti di rilievo sono stati tutti gli argomenti che hanno roteato intorno al tema di sempre degli ultimi due anni, che è la Brexit, che ha ricevuto la conferma del consenso da parte degli inglesi ancora tra novembre e dicembre, in cui hanno evidenziato la stravittoria di Johnson e quindi hanno confermato la volontà di uscire. Ma io come imprenditore, come risparmiatore, devo andare a letto preoccupato, allora, tutti questi avvenimenti che possono cambiare, un tweet di Trump, quindi questa ansia, questa cosa devo fare? Proprio per questo, cioè vedere quello che succede nell'arco dell'anno, quindi che sia vedere un anno appena trascorso oppure pensare a cosa possa succedere nell'anno futuro, è un compito che riguarda chi fa questo mestiere, quindi gli analisti piuttosto che gli esperti della finanza, piuttosto che coloro che devono comunque fare le opportune valutazioni in senso più ampio, in senso istituzionale. Chiaramente un piccolo risparmiatore, un investitore, coloro che vogliono finalizzare i propri risparmi per il proprio futuro, non devono assolutamente stare ad essere troppo concentrati su quello che succederà tra 6 mesi o tra 12 mesi. La chiamiamo pianificazione finanziaria proprio perché è importante dare un obiettivo a quelli che sono i nostri risparmi. Noi non risparmiamo pensando che magari, non so, il mercato americano possa andare meglio piuttosto che il mercato europeo possa avere un incremento. Noi risparmiamo pensando a un obiettivo ben preciso. Pensiamo al nostro futuro, pensiamo ai nostri figli, pensiamo alla nostra impresa, pensiamo ad un obiettivo personale, non so, fare un viaggio piuttosto che realizzare un sogno, un progetto che con la nostra famiglia abbiamo pensato, quindi, abbiamo programmato. Una maratona, quindi mi stai dicendo, una maratona lungo un anno, non corriamo i 100 metri in finanza, ma ci alleniamo per la maratona. Certo, la maratona che si tratta di pianificazione, si tratta di resistenza, si tratta di programmazione, quindi è necessario sempre di più, soprattutto negli ultimi anni in cui abbiamo visto appunto che un anno con l'altro, il 2018 e il 2019 sono proprio l'esempio evidente, il 2018 che è stato un anno molto inaspettato e il 2019 altrettanto inaspettato nel positivo, ecco. Questo non deve influenzare le nostre decisioni, né quando va molto male né quando va molto bene, perché se noi abbiamo una pianificazione che riguarda una durata temporale del nostro investimento, che riguarda un progetto ben preciso che noi abbiamo in mente e che realizzeremo in un determinato periodo della nostra vita, avremo organizzato quelle che sono le nostre risorse, quelle che sono le nostre attività in modo tale che di non essere in balia dell'andamento del mercato 6 mesi o 12 mesi. Benissimo, quindi come educatore e consulente finanziario sei specializzata nella protezione del patrimonio dell'imprenditore. Certamente. Nell'ambito anche successorio, nella protezione patrimoniale, tutte queste bellissime cose che conservano e proteggono il patrimonio. Sentiamo spesso questa parola patrimonio, ma ti voglio fare una domanda che mi è capitata con dei clienti proprio una di queste sere, sotto il tema natalizio. C'era questa coppia che ha 2 figlie, che saluto, Luce e... Non lo so. Come si chiama la coppia? Luce, la bambina? Libera. Libera, non lo so, lo sa benissimo, dice non lo so, ma... Bene, le salutiamo. E queste 2 bambine di 7 e 6 anni, giusto? 7 e 6 anni? Sì. E gli ho fatto la domanda ai suoi genitori, ma quante case hanno queste bambine qua oggi? Queste bambine qua hanno 4,5 case a testa in due. Quindi il patrimonio è Satana avere
nel proprio patrimonio l'immobile? Innanzitutto quello che hai raccontato è quello che succede molto di frequente nelle famiglie italiane, cioè che i figli, per effetto che il numero dei figli è diminuito, capita che ci sia una presenza immobiliare molto forte. Chiaramente nel portafoglio degli italiani non è che non ci debba essere la parte immobiliare. Noi diciamo sempre, come consulenti ed educatori finanziari, diciamo sempre che il portafoglio deve essere diversificato, dove per diversificazione non significa semplicemente diversificazione di numero di strumenti, ma diversificazione anche di aree, quindi ci sta l'immobiliare, ci sta l'investimento finanziario. Bisogna capire qual è il giusto mix, equilibrato, bilanciato, per quelli che sono i nostri progetti. Può darsi che ci sia una prevalenza di parte di investimenti finanziari, ma con un occhio anche alla parte assicurativa o alla parte previdenziale, e anche la presenza dell'immobiliare, perché magari la parte immobiliare di lunghissimo termine, con un orizzonte temporale di lunghissimo termine, ha una funzionalità e una finalità anch'essa nel patrimonio della famiglia. Quindi pianificare i propri investimenti, quindi essere bravi a pianificare nel medio-lungo periodo. Non si diventa ricchi nel breve, no. False sirene come ci sono adesso sui social, il gatto e la volpe, che dicono investi nel trading qua, compra qua, fai qua, bisogna stare attenti. Mangia fuoco e il gatto e la volpe sono sempre pronti a portare via il proprio denaro e a ghermirlo. Pensare di sostituire il reddito personale, cioè il reddito che deve essere quella voce della nostra famiglia che ci dà il futuro, che mantiene il nostro tenore di vita, con la rendita, con l'incremento dei nostri risparmi, è una decisione molto importante. Quindi non è possibile in poco tempo avere tanto rendimento tale per cui cambiarci la vita. Quindi importante è capire cosa vogliamo fare, quali sono i nostri obiettivi di investimento. Quindi, da lì poi si assumono le decisioni. Noi diciamo sempre che il risparmio di oggi è il pane di domani, è il nostro motto, è la nostra slogan, importantissimo per tutte le persone, per tutti gli imprenditori. Andremo avanti col programma di salute finanziaria, che parleremo di termini di educazione finanziaria, cercando di spiegarli, renderli sì, semplici, renderli fruibili per le persone, anche termini che sentiamo sui giornali, leggiamo sulle riviste, per proteggere il proprio denaro, perché lasciarlo dormire sul proprio conto corrente rischia di essere comunque svalutato da quello che è il costo di vita, del costo del tenore di vita. Non è vero che il saldo del conto corrente attivo rimane quello che è, perché noi ci rendiamo conto col tempo che con la stessa somma che abbiamo sul conto corrente non si acquista lo stesso numero di beni e servizi che si acquistava solo un anno prima o due anni prima. Ci mancano un paio di minuti, dalla regia mi hanno segnalato questo. Vogliamo augurare qualcosa per il 2020 per quanto riguarda l'ambito dell'educazione finanziaria alle persone che segui? Beh, io vi auguro assolutamente di riuscire ad approfondire le tematiche che fino ad oggi non erano sufficientemente chiare. Vi auguro di poter fare dei progetti e pianificare i vostri risparmi e riuscire a realizzare i vostri progetti nel futuro. Quindi, con l'aiuto di un consulente finanziario, di un educatore finanziario, noi siamo qua. Perché l'importanza è di avere un consiglio, di avere un aspetto psicologico. Ricordiamoci la puntata partita che eravamo nel dicembre 2018, tutti nel panico perché le borse precipitavano, tutti nel panico, e oggi siamo a dicembre 19, sì, tutti felici. Non è così. L'emotività è una cattiva consigliera, nel positivo e nel negativo, io lo dico sempre, non bisogna essere troppo euforici di fronte a risultati molto positivi e non bisogna essere pessimisti o arrendersi di fronte ai risultati negativi. Quindi, per chiudere la puntata, bellissima puntata, abbiamo avuto ospite Giuseppe Biondelli, il dottore consulente finanziario, che ci ha spiegato, perché è educatore e non educatrice. Rimandiamo anche ai nostri profili social, LinkedIn, Maurizio Poli e Giuseppina Biondelli su LinkedIn e sui social e anche su Facebook, potete contattarci lì per avere come una parola nell'ambito della propria protezione dell'imprenditore, del patrimonio dell'impresa, delle famiglie, per trasmettere il proprio patrimonio alle future generazioni. Sono temi che andremo ad affrontare, non si può fare tutto in una puntata. Questa era una puntata per lanciare il programma Salute Finanziaria
E ringraziamo ancora e auguriamo un prospero e bellissimo 2020, ricordando sempre che il risparmio di oggi è il pane di domani. Lascio un saluto alla Giusy per salutare tutti. Auguri a tutti, buon 2020.